Anche nella vostra classe ci sono bambine e bambini che faticano a capire quello che leggono e studiano? E questo è il tema della nostra puntata di oggi di A tu per tu con l'esperto, la serie podcast e webinar di Giunti Scuola dedicata a chi insegna. Io sono Chiara Tacconi e vi do il benvenuto insieme a Luisa Lauretta. Ciao Luisa! Ciao Chiara, benvenuta a tutti, anche da Allora, parte mia. Luisa è psicologa, formatrice, direttrice della rivista Giunti Scuola, Psicologia e Scuola. E il titolo di oggi, di questa puntata, è proprio A scuola ho bambini che hanno difficoltà a comprendere testi. Luisa, abbiamo scelto insieme una lettera, un messaggio dell'insegnante di Torino che proprio ci ha portato a dare questo tema della puntata di oggi, che penso sarà interessante per molte, molte insegnanti. Vogliamo Dai, leggere Chiara, insieme la lettera della leggi maestra pure Chiara, si chiama della come tua me, omonima, sì, della vai. mia omonima, sì. Allora, l'insegnante di Torino ci scrive: insegno nella primaria e ho una classe quarta. Rispetto agli allievi di quarta degli anni scorsi, noto che sono sempre più numerosi i bambini e le bambine che faticano a comprendere quello che leggono. Si distraggono continuamente, saltano dei passaggi, si perdono per strada. Ho l'impressione che questo dipenda in parte dai tanti, troppi stimoli che ricevono dall'esterno, in parte forse dalla poca motivazione a impegnarsi e apprendere. Di sicuro questo fenomeno preoccupa molto me e i miei colleghi, ma anche i genitori. Se i bambini faticano a comprendere i testi di studio, con quali abilità di base arriveranno nella scuola secondaria? Che cosa possiamo fare allora, noi insegnanti, per aiutare i nostri allievi nella comprensione del testo? Quali strategie possiamo consigliare loro per diventare dei buoni, competenti lettori? Insegnante appunto è Chiara da Torino. Luisa, qui in poche righe mi sembra che abbiamo tanti temi, tante difficoltà, tante richieste di, non voglio dire aiuto, ma insomma di suggerimenti, di piste di lavoro. E come sempre tu hai scelto un esperto, davvero questa volta uno dei massimi esperti del tema, per riuscire a dare anche in poco tempo delle indicazioni alla maestra di Torino. La lettera solleva infatti di fondo una questione di grande importanza per l'apprendimento scolastico. Sicuramente c'è una stretta relazione fra comprensione del testo e studio. Se un bambino non capisce, naturalmente non può memorizzare un testo se non in modo meccanico. Quindi è una questione di grande importanza e secondo me, se sono tanti bambini, come segnala la maestra Chiara, che hanno questa difficoltà, è molto importante per la scuola e per gli insegnanti mobilitarsi e trovare delle strade, delle soluzioni. Allora, per rispondere a questa lettera e alla maestra Chiara, ho convocato appunto uno dei grandi esperti, come dicevi tu, del mondo della psicologia scolastica, il professor Cesare Cornoldi. Il professor Cesare Cornoldi è attualmente professore emerito presso l'Università di Padova, presidente dell'AIRIP, Associazione Italiana per la ricerca e l'intervento nella psicopatologia dell'apprendimento, è uno dei massimi esperti a livello internazionale di disturbi dell'apprendimento, coordinatore del comitato scientifico della rivista Psicologia e Scuola di Giunti Scuola, autore di tanti libri di successo e ha dato il suo contributo anche per la scuola primaria con tanti libri per tutte le classi. Di recente con Giunti Scuola, con la collana Viva, per la quale ha realizzato un percorso di strategie di studio. Infatti, Cesare Cornoldi è uno dei massimi esperti di strategie e di metodo di studio. Allora, professor Cornoldi, intanto grazie per essere qui con noi. Che cosa possiamo rispondere, in prima battuta alla maestra Chiara, sulla questione di come aiutare gli allievi e le allieve nella comprensione del testo? Bene, buongiorno e grazie per l'invito a rispondere su una domanda che ritengo centrale per la scuola italiana di tutto il mondo, come del resto è dimostrato dall'attenzione che tutte le istituzioni educative rivolgono alla comprensione del testo. La maestra ha sollevato il problema e anche in qualche modo cercato di fornire una diagnosi. Ecco, lei pensa che in qualche modo
ci sia un atteggiamento dello studente che può influire sulla difficoltà di comprensione e non posso non trovarmi d'accordo. E anche implicitamente considera il fatto che oggi il testo scritto non è più così accattivante e centrale nella vita di un bambino, di un ragazzino, e anche questo è vero, no? Con l'abitudine che si ha ad altri mezzi di comunicazione, il testo scritto appare un po' superato, obsoleto. Ecco, vorrei però confortare la nostra maestra e i pessimisti, ricordando che abbiamo anche noi svolto delle indagini confrontando le capacità di comprensione degli alunni di oggi con quelle di 30 anni fa. E non è che le cose siano cambiate, non sono cambiate né in peggio né in meglio. Ecco, devo dire che avrebbero dovuto cambiare in meglio, perché oggi i ragazzini di quarta di oggi hanno dei genitori che hanno studiato, non hanno dei genitori magari addirittura analfabeti o comunque che hanno la licenza media al massimo, quindi dovrebbero fruire di più di questa maggiore cultura dei genitori e dell'ambiente circostante. Invece si vede che fattori pro e fattori contro un po' si bilanciano. E indubbiamente noi vorremmo che i nostri ragazzini fossero capaci di capire meglio non solo i testi, ma un po' le analisi, le situazioni complesse, con analisi adeguate, perché c'è una connessione, no? Tra la capacità di capire un testo che espone un pensiero, delle informazioni, dei ragionamenti e capire altre situazioni della vita. Se uno non capisce un testo è probabilmente anche superficiale e incapace di analisi anche di fronte ad altre situazioni. Ecco, quindi in qualche modo c'è da prendere atto di questo. E del resto, in realtà, la comunità scientifica, la comunità psicopedagogica è sensibile al problema, perché in tutto il mondo ci muoviamo per valutare le capacità di comprensione dei bambini e degli studenti in generale, perché riteniamo che sia molto importante, e per individuare le strategie più efficaci. Ecco, devo dire che c'è anche un componente, diciamo così, legata alle caratteristiche dello studente. Proprio di recente sono state fatte delle nuove linee guida per l'analisi dei disturbi specifici dell'apprendimento e si è proprio messo l'accento sul fatto che non esistono solo bambini con dislessia che fanno fatica a decifrare un testo, ma esistono bambini che invece magari sanno decifrare il testo e invece non riescono a capire bene quello che leggono, e quindi proprio anche per loro caratteristiche intrinseche, no? Sappiamo che ci sono più bambini, più competenze magari sul versante linguistico e invece maggiori competenze sul versante visuospaziale, motorio e così via, con delle difficoltà all'analisi proprio fine del linguaggio. Quindi ci sono anche proprio propensioni naturali. Però è vero che c'è un grossissimo margine di queste difficoltà dovuto a fattori contingenti, che è anche confortante, perché vuol dire che si può fare qualcosa in più per aiutare questi bambini, no? Fattori contingenti che possono essere in parte legati alle ipotesi che fa l'insegnante. L'insegnante parla di cattiva motivazione, di scarsa stimolazione specifica, di pigrizia. È interessante il tema della pigrizia, perché mi veniva da sorridere, perché in qualche modo che molti studenti siano pigri è vero, ma è sempre stato così. Anzi, vedo i bambini di oggi che magari a modo loro prendono più sul serio i compiti per casa di quanto si vedeva 30 anni fa. Ecco, quindi è vero, ma è sempre stato un povero bambino di quarta, non è che si possa pretendere che si applichi come uno studente universitario al testo che affronta. Ecco, io aggiungerei a questi fattori anche altri tipi di fattori che sono anche legati alla didattica che si usa per diciamo così, abituare il bambino all'analisi del testo, no? Ho portato avanti
critiche su certe modalità in cui ci si aspetta, modalità didattiche in cui ci si aspetta che il semplice esercitarsi con dei testi dell'antologia possa promuovere capacità di comprensione del testo. Forse ci vorrebbe un lavoro un pochino più mirato e anche sensibile alle caratteristiche dello studente, piuttosto che sperare che quasi magicamente si sviluppi una capacità di comprensione del testo. Quindi che cosa possiamo fare, come chiede l'insegnante Chiara, cosa possono fare gli insegnanti per aiutare gli allievi nella comprensione del testo, cioè su quali strategie vale la pena puntare? Ci sono varie strategie che possono aiutare nella comprensione del testo. Anche noi, proprio con te, Luisa, abbiamo cercato un po' di dare degli spunti strategici, inserendoli in un libro di lettura. Ecco, perché così si richiama sulla possibilità di fare una certa cosa. Ecco, quello che dal punto di vista didattico raccomanderei è di non volere, come già anticipavo un po' prima, stimolare tante cose in contemporanea, perché il bambino non ne ha tanta voglia, ma anche non è capace di dire: ma allora devo pensare che devo capire bene il significato delle parole, allora devo pensare che devo cogliere l'idea centrale e così via, tutto in contemporanea, perché dopo non fa. O si annoia o ritiene la cosa disturbante. Quindi il suggerimento che io mi permetto di dare, che è quello poi del nostro progetto che abbiamo portato avanti già da 30 anni insieme con la professoressa De Beni e con altri colleghi, è quello che dal punto di vista didattico si insista su una cosa per volta. Cioè, proviamo per esempio a lavorare sull'inferenza lessicale. Ecco, l'inferenza lessicale è quella capacità di capire il significato della parola non legandosi a quello che magari un dizionario ti direbbe, quindi al letterale, ma pensando in quel contesto che significato può avere la parola. Ecco, questo è un esercizio molto utile, molto bello, che si può proporre in modi diversi, no? Ecco, e la tecnica classica è quella di chiusura, per cui io ti cancello una parola del testo e tu dal resto del testo che rimane disponibile capisci che parola potrebbe essere. Oppure quei giochini in cui si introduce una parola fittizia, no? Un tempo noi usavamo il verbo cofare, ecco, per sostituire il vero verbo, no? Quando coffi, allora quando coffi tu lo fai perché sei stanco, quando coffi lo fai perché è sera, quando coffi, e allora il bambino usa il contesto per capire il significato della parola. Ecco, e che poi è un po' l'opposto di certe raccomandazioni che fanno gli insegnanti di dire: quando trovi una parola di cui non capisci il significato, vai a vedere il dizionario. Perché se vai a vedere il dizionario trovi il significato canonico, oltre al fatto che ti interrompi nella lettura, ti passa la voglia di proseguire, ti dimentichi quello che stai leggendo, ma poi trovi il significato canonico. E invece il linguaggio ha tantissime sfumature, quindi potrebbe essere che in quel caso la parola su cui devo fare riferimento abbia un significato un pochino diverso. E lo capisci subito nel contesto. Se invece riesci in qualche modo non riesci a fare questo e rimani legato alla letteralità del testo, abbiamo quel tipo di comprensione che è un pochino superficiale, che da un lato non è capace di cogliere la profondità e i risvolti del materiale proposto, ma dall'altro demotiva, perché uno non ha capito bene, non si diverte neanche nel leggere. Questo è un tipo di strategia che può essere portata avanti con un lavoro specifico, ecco, non nel contesto di tante altre cose che vengono fatte. Un altro tipo di strategia è legata alla capacità di cogliere gli elementi principali del testo, che
è sicuramente rilevante, poi può motivare, perché allora andiamo al dunque, si direbbe, e poi mi può servire come guida per la comprensione del taglio e anche, per esempio, per differenza lessicale. Ecco, la capacità di esporre il nocciolo di un testo in poche righe scritte o in poche frasi orali è un'ottima guida. Mi soffermo su una terza strategia, ne potrei menzionare tante altre, ma una terza strategia a cui do tanta importanza è quella di usare bene la propria memoria di lavoro. Su questo noi abbiamo fatto tantissimi studi, abbiamo visto che tanti bambini che fanno fatica a capire il testo non è che non abbiano meno memoria, meno capacità di tenere presenti gli elementi presenti nel testo, ma usano questa memoria in modo poco flessibile. Per spiegarmi meglio, no? Quando io cerco di capire quello che leggo, devo tenere presenti gli elementi precedenti, perché se io ho un testo di mezza paginetta, c'è una certa frase, il significato di quella frase non è là su quella frase, è in quella frase in relazione a quello che ho già letto e quello poi che verrà dopo, ma soprattutto in relazione a quello che ho già letto. Ma quello che ho già letto è magari rappresentato da 5 righe, 10 righe, in quelle 10 righe ci sono tante informazioni. Io devo avere la capacità di tenere presenti quelle informazioni che ritengo essere utili per comprendere quello che segue. Ecco, alcuni bambini non è che tengano in mente meno informazioni, ma tengono in mente magari informazioni meno rilevanti e rimangono un po' rigidamente legati a quelle informazioni meno rilevanti. Non hanno la capacità di sostituirle, aggiornare quindi il contenuto della memoria di lavoro e poi quindi non capiscono quello che segue. E anche su questo si possono proprio fare attività, si può proprio fare un lavoro specifico, anche divertente, su questa capacità di aggiornare il contenuto. Pensate, se io leggo un piccolo testo, leggo una storiellina, noi abbiamo dei giochi che proponiamo in questo senso e mi vengono dette varie cose. E io devo dire, probabilmente è importante questo, vado avanti, no, non è importante, allora tengo in mente altre cose, quindi mi abituo la mente a focalizzarsi sulle cose che poi aiutano nella comprensione successiva del testo. Ecco, mi sembra già un panorama molto ampio, pieno di consigli, e naturalmente io immagino che un bambino che diventa un po' più abile nel leggere il testo, nel comprenderlo, sicuramente è più motivato a farlo, ma ci sono altre indicazioni che puoi offrire per la motivazione alla lettura? L'insegnante Chiara chiede su quali strategie puntare perché i bambini diventino buoni, competenti lettori. Ecco, allora mi metti l'accento sull'aspetto motivazionale. Dico, perché indubbiamente la motivazione incide molto, perché se io sono motivato, primo, leggo di più perché mi piace, e secondo, seguo di più il significato perché voglio veramente seguire quello che è presente. Ed è vero che i bambini di oggi li vediamo raramente col libro in mano. Ecco, devo dire che suggerimento che alcuni danno, un po' diciamo così manicheo e radicale, di limitare le opportunità delle alternative più così attraenti e più di immediata fruizione, probabilmente indurrebbe di più anche mantenere un interesse per il libro, no? Io sono nonno e ho anche l'esperienza legata ai miei nipotini e quindi vedo proprio che hanno tante opportunità, tante stimolazioni, ahimè anche tanto lavoro perché fanno il tempo pieno, hanno compiti dopo il tempo pieno, hanno attività pomeridiane, sportive, culturali e così via, quindi non è che abbiano tutto questo tempo e sono anche un pochino stanchi. E poi allora tendono a scegliere opzioni più agevoli, mentre magari noi al pomeriggio
Quando eravamo bambini leggevamo, pigliavamo il libro in mano. Però è successo un giorno che la rete non c'era, non funzionava. Tutto era bloccato perché l'elettricità era saltata. Improvviso ho preso in mano un libro per ciascuno di loro due, beati. Quindi in realtà è anche una questione di opportunità, perché ho detto, ma che bello questo libro. Ecco, quindi capisco la scuola inglese che ha detto blocchiamo i cellulari, blocchiamo certi tipi di cose, perché dopo loro stessi sono contenti. E è stato interessante perché poi ho cercato di valutare se quel pomeriggio sorprendentemente legato alla lettura ha avuto effetti a lungo termine. Ho visto che non li ha avuti magicamente, è chiaro che qualche cosa che succede solo una volta non è che possa cambiare lo stato della situazione, però poi per Natale ho regalato a tutti e tre dei libri e ho visto che se li sono guardati, magari all'inizio li ho un po' guidati io nella lettura. Ecco, quindi l'esperienza del leggere per il piacere del leggere potrebbe un pochino indurli a recuperare motivazione. Ecco, so che vengono fatte esperienze di lettura ad alta voce a scuola. Ed è chiaro che se qualcuno mi legge, scopro, e legge magari bene, scopro che questi libri hanno elementi interessanti. Un altro suggerimento che ho sempre dato è quello di non abolire le biblioteche scolastiche perché sono istituzione di un tempo, ma invece fare la visita alla propria biblioteca scolastica proprio per vedere i libri. Certo, dobbiamo averne pochi, ma diciamo così attuali, anche che possono un po' corrispondere agli interessi dei bambini. Un altro tipo di situazione che è stata proposta è quella proprio di dedicare un'ora alla settimana alla lettura, così uno si abitua, no, a questo tipo di esperienza dei libri. Ancora, non è rivolto agli insegnanti, ma è rivolto ai genitori, anche l'esperienza di sentir leggere a casa un libro, e magari con una condivisione globale di tutta la famiglia, può essere un modo per riconquistare un pochino di interesse, di passione per il libro scritto. Ecco, dicevo che oggi i bambini hanno dei genitori con maggiore livello culturale, con maggiore livello di istruzione dei genitori di 30 anni fa. Però questo non corrisponde, credo, a un numero medio di libri in casa maggiore di quello di 30 anni fa. E forse se ci fosse un pochino, fossero un po' più di libri in casa, dopo anche il bambino qualche volta se li apre, se li va a vedere, quindi anche un pochino di testimonianza, o se vedessero i genitori che leggono. Ecco, perché non vedono anche pochi genitori col libro in mano, quindi gli viene meno il modello del lettore. Grazie, grazie professor Cornoldi per tutte queste importanti indicazioni sulla questione delle strategie di comprensione del testo, così determinanti nei processi di apprendimento e anche per questa incursione sulla motivazione alla lettura, no? Per rendere i nostri bambini e le nostre bambine più motivati a leggere testi e quindi ad approfondire anche il loro rapporto, diciamo, in qualche modo di conoscenza del mondo e così via. Grazie ancora per tutte queste riflessioni. Chiara, come vogliamo concludere? Beh, anche io ringrazio il professore. Sicuramente chi ci ascolta avrà voglia di approfondire, quindi invito ad andare sul sito Giunti Scuola e cercare tutti i contributi del professor Cesare Cornoldi, che sono numerosissimi. I libri già li avevi citati, ricordiamo il grande lavoro di strategie per te nei libri di testo Giunti Scuola nella collana Viva. E se volete condividere questo podcast, questo webinar con un collega o una collega, potete trovare tutta la serie a tu per tu con l'esperto sul sito giuntiscuola.it e in versione podcast su tutte le piattaforme podcast. Grazie per averci seguito e ricordatevi di iscriverci a formazione@giunti.it per
nuovi quesiti, nuove risposte che potrete avere dagli esperti che di volta in volta Luisa Lauretta porterà in trasmissione. Grazie a tutti. Grazie.